oggi è il grande giorno. Errore. Cosa vuol dire? Che non ho un superpotere? Signorina, dove pensi di andare? A scuola! Raccontaci prima cosa ti hanno dato, la superforza come noi, vero? Ve lo dico dopo, è una sorpresa. Ciao! Spero che oggi non ci chiedano di vedere il nostro potere. Tutti gli allievi sono pregati di recarsi in palestra. Oggi valuteremo le vostre capacità. Cazzo! Nome e superpotere, prego. Salve, sono Caterina Sousa e il mio potere è... Aspetti, Sousa, è un onore conoscerla. Noi ammiriamo molto la sua famiglia. Scommetto che hai ricevuto la superforza, vero? A dire il vero, il mio superpotere non è ancora apparso. È impossibile. Lo so, però qua dice che c'è un errore. Non c'è mai successo, vada in infermeria. Mi faccia vedere. Venga. Sai, non ti devi preoccupare, ogni tanto è normale che ci siano ritardi. Aspetti. Un infinito, ma che vuol dire? Mi spiace, io non l'ho mai visto prima d'ora. Katarina, hai finalmente scoperto il tuo potere? A quanto pare sì. Allora qual è? No, non lo so, nessuno sa cosa vuol dire. Mi dispiace, ma devi far parte degli aiutanti allora. No, non posso, i miei non lo accetterebbero mai. Signorina, sono le regole, ora vai. Ma guardate un po' che è un inutile aiutante. Ho un po' di sete. Smettila, lo sai benissimo che non puoi usare i tuoi superpoteri fuori dalla lezione. Non prendertela con me solo perché tu non ne hai uno. Io ce l'ho un potere, solo che non so cosa significa. È proprio quello che direbbe chi non ne ha uno, sai? Ma non potevi venire con delle istruzioni, un manuale d'uso, qualcosa? Vorrei avere la superforza come i miei genitori. Ah sì, mi sono dimenticata prima. Potresti pulirmi le scarpe, aiutante? Fai silenzio! Come ti permetti? Mi hai rotto il naso! Oh, mi dispiace tanto! Te ne pentirai! Oddio, ma com'è successo? Vuol dire che ogni volta che dico un potere ad alta voce si avvera? Ok, proviamo! Vista raggi X! Tesoro, ti abbiamo preso un regalo per i tuoi 18 anni! Oddio, mi avete preso un telefono nuovo, non ci credo! Ma come hai fatto a indovinare? Ah, sì, ho una cosetta da dirvi sui miei superpoteri. Hai poteri infiniti? Esatto, vuole provare? Allora, pensa ad un colore. Leggere nella mente. Sta pensando al rosso. Ma è fantastico, hai tutti i poteri che vuoi. Esatto. Allora puoi tornare a far parte degli eroi. Grazie, i miei genitori saranno contentissimi. Ricordati che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Certo, sì.